storici che nel calcio comunque sono sempre importanti e oggettivamente si ripetono troppo spesso, ahi noi, purtroppo, come Italia. Però posso dire questo, che probabilmente, se la memoria non mi inganna, non ricordo perfettamente a memoria lo schema, diciamo, tutto lo schema e tutta la griglia che andiamo a portare avanti. Probabilmente questo mondiale era stato pensato per una finale Brasile-Argentina, una finale Brasile-Uruguay. Se non sbaglio, probabilmente sarebbero potute uscire queste finali. E ancora in corsa una delle due, quindi probabilmente, insomma, sarebbe la partita del secolo. Una finale del mondo in Brasile, Brasile-Argentina. E Messi ha detto anche, dice, ora comincia un altro mondiale, quello che parlavamo noi prima, che questa fase è una cosa, ma la prossima fase sarà molto molto diversa. Dice, e abbiamo tante voglie di ottenere qualcosa grande, ha detto la Pulga. Speriamo. Speramos, speramos veramente. Alessandro, stavi dicendo questa cosa, no? Amico Fispetti, prima ci chiedevi della Germania, no? La Germania non sta nella metà, quindi magari Quindi una semifinale è possibile. possibile Brasile-Germania come semifinale. Olanda-Argentina, quindi. Ma non Può essere. dimentichiamoci della Colombia, neanche. Ricordiamoci questi. Tu, Davide, che dici? Ricordiamoci i colombiani, guarda che ha detto Maradona in Sentiamo. questo. Ah, il Peluso, il Pipe d'Oro. Ha detto: attenti con loro, hanno fame di gloria. Allora, Davide, Alessandro La diceva, Colombia, lui già esattamente. arriva alle semifinali, guarda già oltre. Brasile, Germania, Argentina, Olanda. Quindi due squadre sudamericane, due squadre Beh, io direi ancora attenti al Belgio. Perché comunque io sulle cose non, ai mondiali non è mai troppo scontato tutto. In quel caso, che comunque è quello più scontato che potrebbe accadere, probabilmente, mi fa pensare che probabilmente l'Argentina avrebbe qualche chance in più, anche se gioca con tutto il tifo avverso, perché si gioca in Brasile e compagnia, però diciamo che questo Brasile non è il Brasile più irresistibile che abbiamo mai conosciuto, no? Quindi anche a parte Neymar, che comunque ecco, adesso già sta a quattro reti, di fatto è l'unico trascinatore di questa squadra, perché gli altri diciamo che sono gregari, c'è cioè qualche mezza punta, anche bravina, ma io non mi sento, a parte Thiago Silva e Neymar, di dire che ci sono dei campionissimi in questo Brasile, come magari ci aveva abituato nei tempi passati. Io ricordo affezionatamente, diciamo, un Brasile dove c'avevi terzino sinistro Roberto Carlos, terzino destro Cafu, Zago e Aldair e Taffarel in porta, a centrocampo Dunga, insomma, altri giocatori non mi ricordo più. Giocatori che abbiamo tutti nel Esatto, cuore. no, e di punta c'avevi Romario, Bebeto, Ronaldo, Rivaldo a centrocampo. Cioè, ragazzi, insomma, parliamo di altre squadre. Questo non è un Brasile di quel tipo, è un Brasile sicuramente più ordinato, meno estroso, se lo vogliamo dire, però probabilmente l'Argentina ha qualcosa in più anche nei singoli. Berto? Allora, parlando della Colombia, Bene. che come dicevamo prima, diceva Maradona, occhio con questi e attenti a questi, Clarín dice, la nazionale colombiana si è guadagnata la simpatia di tutti. E quello è vero, senza dubbio. Indubbiamente. Allora andiamo un attimo, però, a parlare anche del Belgio, perché il Belgio incontra gli Stati Uniti. Alessandro, secondo te come finirà Belgio-Stati Uniti? Allora, innanzitutto, già dai primi rumors all'inizio del mondiale si era parlato delle sorprese come Colombia e Belgio, diciamo sorprese che tutti aspettavano e che i ben informati avevano preallertato e che si sono rivelate vere. Senza dubbio. Sorprende anche gli Stati Uniti che sempre più spesso riesce ad avanzare nelle fasi successive del mondiale. Io mi ricordo nel 94 quando l'allenatore della squadra degli Stati Uniti che per la prima volta partecipava al mondiale in quanto paese organizzatore disse: tra 10 mondiali vedrete lo vinciamo noi. E ora siamo ancora alla metà, quindi siamo
mancano ancora qualche anno, però senza dubbio dimostra quanto gli Stati Uniti, un paese che storicamente non ha mai sviluppato un vivaio, una scuola, una cultura del calcio. Particolarità è stata tra l'altro la partita che hanno fatto il break, esattamente il time out, quindi non, quindi non ha una tipica cultura di calcio, ma che lo sta sviluppando, quindi senza dubbio negli anni prossimi anche per diciamo la possibilità delle selezioni nella cultura dello sport americano avranno senza dubbio un ruolo nel futuro, che però secondo me non è quello attuale. Mentre il Belgio ha dimostrato di essere molto in forma e diciamo questo ruolo di promessa se l'è meritato. Davide, ti do questa notizia: danno i bookmaker, insomma la SNAI, perché questo che leggo, da a 4 la vittoria degli Stati Uniti. A 4 è un'ottima quota, diciamo, perché però diciamo che certo qualche dubbio lo desta, probabilmente anche un imbocco che fa sbagliare tutti i picchetti del mondo. Io la vedo un po' così questa quota, però sai, la palla è rotonda, il calcio ci ha insegnato, specialmente in questo mondiale, che comunque poi alla lunga... Questo mondiale in qualunque partita, il calcio non ha logica. A volte la logica si dà, ma tante volte no. Però io, per esempio, no, volevo ritornare un attimo sul Belgio. Ha detto sì, indubbiamente era stata prevista, però secondo me il Belgio nei singoli ha dei giocatori di grande spessore. Cioè io quando ho visto le convocazioni, noi siamo tutti affezionati, io sono tifoso della Roma, Nainggolan fuori, dico allora questi c'hanno i mostri a centrocampo. Oggettivamente hanno dimostrato di essere giocatori di spessore, giocatori che giocherebbero titolari in qualsiasi squadra d'Europa. Insomma, non è poco. Beh, questi Stati Uniti a 4, ripeto Max, è un po' un imbocco. Vabbè. Però magari in un sistemino a una certa maniera questo non si sa mai, no? Magari questa cultura viene fuori tutta insieme, Ale, quindi ci potremmo ritrovare. Penso che gli Stati Uniti va evoluzionando calcisticamente poco a poco, ovviamente non è che una evoluzione di quel tipo si fa in due giorni, però una cosa per Morgante che lo vuole tanto bene, il Flaco Menotti è uno dei primi che ha portato il calcio negli Stati Uniti. Vero, confermo. Grande allenatore dell'Argentina nel 78, grande allenatore del Barça nell'82. Allora Alberto, che possiamo ascoltare? Stavamo a parlare dell'Argentina, ascoltiamo ecco. Un tango. Oh, bellissimo. Allora, il grande Astor Piazzolla, il tema che le ha dedicato al suo nonno, che era della Basilicata. Addio nonnino. Alessandro fa passagli un po' il microfono, perché voglio capire questa sua cultura sul tango argentino. Ma soprattutto alla grandezza di Piazzolla. Conosci anche Astor Piazzolla, eh? Ovviamente la figura di Piazzolla non è una cosa, non è già una cosa soltanto d'Argentina, sino una figura a livello mondiale, perché è un innovatore, ha innovato la musica, ha innovato il tango, è un grande creatore, un grande compositore e soprattutto molto collegato a chi ha la passione per il Sud America. Veramente. Esattamente. Beh, insomma, io e Davide ci abbiamo la gara più da Mediterraneo, però da Mediterranei ma insomma Alessandro la gara d'argentino ce l'ha, però vabbè, ma Piazzolla i suoi antenati erano da Basilicata, così che era Mediterraneo, non era da Alessandrino, quindi non era da Alessandrino, da Basilicata. Vabbè, dai, sentiamo allora, Astor Piazzolla. Piazzolla. Thank you.